Noi a Varese abbiamo iniziato nel 2009 come una sperimentazione, poi siamo partiti nel 2010 e abbiamo un partner essenziale che è l'ASL della provincia di Varese, qui mi spiace che non ci sono né il dottor Gutierrez né la dottoressa Rattuada, però il dottor Gutierrez è stato veramente il primo che ci ha dato ascolto, ci ha dato anche un contributo economico non sostanziale, ma comunque adeguato a farci partire. Il servizio consiste nel far venire in farmacia uno psicoterapeuta specializzato che effettua gratuitamente fino a 5 colloqui. Se in questi 5 colloqui scaturisce una situazione non particolarmente grave, può essere completato anche il trattamento con altri qualche piccolo numero di colloqui, altrimenti il soggetto viene indirizzato verso le strutture dell'ASL. Quando scegliamo le farmacie, le scegliamo anche un po' in accordo con l'ASL perché vuole che la struttura dell'ASL provinciale con i suoi distretti sia rispettata anche nella distribuzione territoriale delle farmacie, quindi le scegliamo anche in base a che siano dislocate equamente su tutto il territorio provinciale. Ci siamo dati delle regole molto precise, la farmacia deve avere una certa motivazione, non deve farlo così tanto per fare, deve avere un locale idoneo separato da tutti gli altri luoghi di passaggio, tutti gli operatori devono essere in possesso della medesima formazione di base e anche di una formazione specifica per questo servizio, quindi siamo rivolti alla scuola SLOP. Non ci deve essere anche un conflitto di interessi perché quello che succede anche con altre attività, che magari viene il fisioterapista o qualcuno in farmacia, fa due o tre trattamenti, poi cerca di portarsi via il paziente, di reclutare dei pazienti nuovi. Questo non avviene perché le psicoterapeutiche, la maggioranza sono donne, che vengono in farmacia in provincia di Varese, non operano privatamente nello stesso territorio, quindi non hanno nessun interesse a reclutarsi pazienti. E soprattutto abbiamo questo rapporto privilegiato e importante con l'ASL, per cui c'è un interscambio continuo di queste informazioni e le strutture dell'ASL sono molto contente di questa sorta di screening profondo che viene fatto sul territorio. L'altra cosa che abbiamo condiviso con l'ASL è che nessun costo viene addebitato ai cittadini. Potremmo anche farlo con un piccolo ticket, però abbiamo escluso fin dall'inizio che mettessimo soldi a carico dei cittadini. Chi paga questo? Una quota ASL, una quota Federfarma Varese, una quota alle farmacie che aderiscono, una quota alla SLOP che organizza e manda le sue specializzate. Il problema più interessante che è uscito fuori in questi anni è che la maggior parte dei soggetti che poi noi abbiamo indirizzato alle strutture dei servizi psichiatrici territoriali non erano mai entrati in contatto né con un servizio psicologico né con un servizio psichiatrico e sono tutti gli anni più di uno, cioè non è una cosa eccezionale, è una cosa sistematica. Il successo è notevole, ogni anno superiamo largamente i 500 colloqui, quindi una cosa che ha funzionato molto bene e funziona ancora. Allora, grazie Valentina. Sì, aggiungo due dati a quello che è stato detto in precedenza dal dottor Zocchi. Innanzitutto, le persone che lavorano e che tengono in piedi lo psicologo in farmacia sono queste, loro lavorano, io presento, ma per questioni di età si fa questa cosa qui. Allora, sempre dati che mi sono stati dati dalle colleghe, aprile-dicembre 2015, 692 colloqui con 200 nuovi accessi, quindi vuol dire che sia il passaparola sia l'immagine dell'iniziativa produce risultati ogni anno più interessanti. Qui chi si occupa di ricerca già vede una curva bellissima, no? Con la quale si possono fare un insieme di riflessioni. All'età media del paziente, cliente che si rivolge allo psicologo in farmacia è questa, range 41-55 anni. È interessante perché è la fascia di età più attiva dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista della situazione familiare. Generalmente ci sono figli piccoli barra fanciulli, adolescenti. Quindi non è, come si pensava inizialmente, l'idea dello psicologo in farmacia, un punto di accesso per magari persone anziane che hanno bisogno di fare quattro chiacchiere o di giovani adulti, ma la fascia più attiva della popolazione.
Un altro aspetto interessante è questo: circa il 38% dei clienti presentano una psicopatologia secondo i criteri del Sacro Manuale, che è il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che all'incirca in un caso su tre effettivamente il paziente, cioè il cliente è un paziente, pertanto questo tipo di colloquio, come si è detto prima, ha lo scopo di fare la diagnosi, una diagnosi differenziale peraltro, perché poi il paziente viene inviato agli adeguati servizi territoriali. Qui sicuramente si toglie un po' di lavoro ai servizi territoriali con gioia da parte loro, perché viene fatto uno screening iniziale e naturalmente i pazienti vengono inviati in strutture pubbliche o private convenzionate e assolutamente non privatamente. Il 66% dei clienti non ha mai chiesto aiuto allo psicologo adottando solo cure farmacologiche, e questo è un po' un vecchio problema, perché soprattutto nell'ambito della psicopatologia bisogna stare molto attenti affinché le riforme dei sistemi sociosanitari regionali siano come questa che il governatore poi ci presenterà, dove viene messo al centro dell'attenzione la persona e non l'organismo, perché a volte l'atteggiamento troppo medicalizzato è un atteggiamento organismo-centrico e quindi non c'è davvero la persona all'attenzione, e quindi non c'è nemmeno il discorso del benessere, la salute e tutto. Allora, per quale motivo non hanno mai chiesto aiuto? Per un vecchio motivo: sentimenti di paura / vergogna all'idea di parlare dei propri problemi psicologici / disagio esistenziale. La domanda è: come mai è più facile che una persona porti le proprie problematiche a uno psicologo in farmacia rispetto a un servizio territoriale? Chi si occupa di ermeneutica probabilmente ha già la risposta. Allora, la patologia è un testo che cambia, quindi l'impatto della patologia o della sofferenza individuale cambia se viene contestualizzato in una situazione come quella della farmacia, dove le parole chiave sono salute, benessere e così via. Quindi il clima è un clima diverso, un clima che rimanda allo star bene, e quindi è più facile che la persona si confronti con lo psicologo, perché c'è una struttura e una situazione, un setting positivo. Allora, per concludere, cos'è stato interessante? Ecco, i due punti, secondo me: da una parte, con questo tipo di iniziativa abbiamo intercettato un bisogno inespresso, altrimenti queste persone non si sarebbero rivolte allo psicologo, e poi attraverso quella diagnosi differenziale che dicevamo prima abbiamo favorito l'accesso alle adeguate strutture pubbliche. Naturalmente il progetto va avanti perché sta avendo molto successo, sempre più farmacie chiedono di aderire all'iniziativa, e anche per la SLOP, che non ha ricavi da questa attività, però ha un ritorno d'immagine secondo me molto molto importante.